Professor Maurizio Leo, Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del MEF. Avete lavorato parecchio in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, vero? È stato un periodo impegnativo. Innanzitutto saluto tutte le autorità, tutti i partecipanti a questo evento. Complimentarmi con l'amministratore delegato e con questa società che rappresenta un'eccellenza. È un modello che penso possa essere esportato su tutto il territorio nazionale, perché la previdenza complementare diventerà un tassello fondamentale. Tenuto conto anche delle considerazioni che lei faceva, che la previdenza pubblica presenterà sempre nel corso del tempo dei momenti di difficoltà. Quindi accompagnare a questa una previdenza complementare è sicuramente un E dato difatti, molto appunto, io importante. volevo chiederle, avete concluso il lavoro fondamentale della legge finanziaria, no? Della legge di bilancio per il 2023, avete fatto in tempo a farlo e questa è una cosa molto importante per il Paese, no? E riforma che comprende anche gli elementi per un vostro successivo impegno proprio sulla riforma fiscale, che lei sa, attendiamo con ansia, no? Da tanto tempo. Vi apprestate a predisporre la legge delega e appunto le volevo chiedere se poi nel corso di questo, delle anticipazioni che potrà darci, può anche farci un accenno a quale sarà la parte, diciamo, di fiscalità della previdenza complementare all'interno di una più generale riforma fiscale di questo Paese. Prego, Beh, grazie. Innanzitutto, come lei ricordava, noi abbiamo dovuto affrontare una legge di bilancio inusuale per i tempi, perché quando si predispongono questi provvedimenti si ha di solito un lasso temporale trimestrale, si inizia a settembre e poi si sviluppa nel corso dei 3 mesi per approvare il testo definitivo a fine dicembre. Questa volta è stato fatto tutto in un mese e quindi con delle difficoltà notevoli, delle difficoltà che erano, diciamo, legate soprattutto al cosiddetto caro bollette. Risorse non ce n'erano quindi con tante, emergenze anche da con affrontare, l'emergenza. no? Quindi è una legge di bilancio che, diciamo, è stata costruita con risorse limitate e che si sono tutte concentrate prevalentemente sul caro bollette. Quindi 21 miliardi dei 35-36 dell'intera manovra sono state orientate su che cosa? Sul venire incontro alle imprese e alle famiglie per quanto riguarda il cosiddetto credito d'imposta per le imprese energivore, gasivore e per le altre imprese. Abbiamo elevato il tetto, siamo venuti incontro diciamo, ai soggetti che hanno un ISEE sino a 15.000 euro. Abbiamo cercato di trovare risorse anche dai cosiddetti extra profitti che diciamo, talune imprese del settore dell'energia hanno realizzato, correggendo anche il tiro rispetto ai precedenti interventi, perché abbiamo cercato veramente di colpire l'utile e non i flussi finanziari legati all'IVA. Quindi ecco che abbiamo dovuto, anche in armonia con quelle che sono le regole comunitarie, correggere un po' il tiro. Quindi questa è stata diciamo, una legge di bilancio molto complessa, dove abbiamo anche cercato di individuare un percorso che porta poi alla legge delega, alla riforma fiscale. Come l'abbiamo fatto? Introducendo la cosiddetta tregua fiscale. Perché, ecco, uno dei temi che di solito sono di grande attenzione per il mondo delle imprese, per i contribuenti, per i professionisti. Perché la tregua fiscale? Perché abbiamo riscontrato che i professionisti ce l'hanno segnalato, i contribuenti avevano grosse difficoltà a poter onorare tutti i debiti tributari, tenuto conto anche del fatto che in un momento particolare come questo si doveva affrontare il problema energetico, si doveva affrontare l'inflazione, si doveva affrontare l'incremento delle materie prime, quindi una serie di circostanze per cui i cittadini non avevano disponibilità finanziarie importanti. E per questo si è detto, beh, allora diamo modo ai cittadini di poter pagare il debito tributario in un lasso temporale ragionevole, in 5 anni, togliamo le sanzioni.
anzi le riduciamo al massimo, quindi oggi rispetto a delle sanzioni spropositate che riguardano il mondo fiscale, pensiamo che se ci sono violazioni in materia IVA si può arrivare a delle sanzioni dal 120 al 240%, abbiamo detto no, prevediamo una sanzione ridotta del 5%, in Europa non si va oltre il 60%, quindi un 5%, e facciamo in modo che i cittadini possano pagare e mettersi a posto col fisco, pagando tutta l'imposta. Molti hanno detto questo è un condono, non è un condono, perché l'imposta va pagata tutta, va pagata in modo ragionevole, va pagata in un certo lasso temporale, la sanzione si riduce e quindi in questo modo il cittadino può uscire da questa situazione di emergenza, perché questo è un ponte verso il futuro. Perché, come ricordava lei, si dovrà fare la riforma fiscale. Nella scorsa legislatura si stava tentando di fare una riforma fiscale, ma di solito questo tipo di riforme va fatta a inizio legislatura, non a fine legislatura, che poi prese, prese dai tempi, diciamo che il legislatore magari non c'entra bene quali sono gli obiettivi da raggiungere. Invece noi che cosa vogliamo fare in questa legge delega? Innanzitutto vogliamo intervenire direttamente sui tributi, l'IRPEF in particolare. Sappiamo che l'IRPEF ormai non è un tributo progressivo come diciamo la stessa carta costituzionale enuncia, perché esistono tante imposte sostitutive, no? Esiste per esempio l'imposta sostitutiva sulle locazioni immobiliari, il 21%, esiste un'imposta sostitutiva sui dividendi, il 26%, ecco, la previdenza complementare, un altro settore dove c'è un'imposta sostitutiva, ma quella è un'imposta sostitutiva meritevole, perché a fronte l'attuale meccanismo è costruito su un sistema di esenzione, tassazione, EET, quindi esenzione nel momento in cui io diciamo, pago sia verso un importo, un ammontare sino a 5.120. Nel momento in cui investo. Ecco, nel momento in cui investo io ho una detassazione. C'ho un'esenzione anche durante il periodo, poi dopo ci sarà la tassazione al momento in cui viene erogata la prestazione. Ecco, anche qui probabilmente a livello europeo c'è un altro modello, l'ETT, esenzione, tassazione, tassazione, e c'è da valutare nella riforma se si può andare verso quella direzione, ovviamente applicando delle imposte sostitutive sempre basse, perché altrimenti viene ad essere vulnerato quello che è proprio l'obiettivo di determinare delle risorse che serviranno poi a integrare diciamo, il trattamento pensionistico. Come dicevo, la riforma dovrà toccare l'IRPEF, dovrà cercare di addolcire le aliquote, perché oggi noi abbiamo 4 aliquote e effettivamente questo incide notevolmente sui bilanci delle famiglie e via dicendo. Dobbiamo considerare la componente familiare, perché la componente familiare è un elemento imprescindibile nella tassazione. Dobbiamo cercare di venire incontro alle fasce più deboli, quindi ecco che l'IRPEF così come è costruita va corretta, come pure l'altra imposta che è l'imposta sul reddito delle società, dobbiamo costruirla in modo tale per far sì che a fronte di una tassazione più bassa delle società, oggi l'aliquota IRES è del 24%, se la portiamo al 15% come sarà la tassazione che dovrà essere assunta a livello internazionale, quella differenza, vale a dire la differenza di tassazione tra il 24 e il 15, potrà generare degli utili non tassati che saranno però indirizzati verso che cosa? Verso gli investimenti, verso l'occupazione. Ecco, queste sono diciamo, le nostre priorità, quello di ridurre il carico fiscale in particolare per le imprese, ma per far sì che poi le imprese investano in beni strumentali, in beni innovativi, la famosa industria 4.0, investano in ricerca e sviluppo e via dicendo, e creino posti di lavoro. Quindi se l'utile lo detassiamo per dare questo beneficio alle imprese che però occupano, che investono in beni strumentali. Così facendo noi otteniamo
un risultato che anche nei saldi di finanza pubblica non è perché aumenta la platea dei lavoratori e quindi dei contributi. E quindi poi teniamo presente che l'IRES è un'imposta proporzionale, quindi con un'aliquota fissa, mentre ciò che va nelle tasche dei cittadini, dei lavoratori, è un ammontare che viene soggetto ad IRPEF, che è un'imposta progressiva, quindi si crea un sostanziale equilibrio e si rilancia l'economia nazionale. Abbiamo buone speranze che stavolta si vada avanti. La mettiamo tutta, ossia, come dicevo, il tema è legato anche alle risorse che riusciamo a reperire, però facendo degli interventi di questo tipo, quindi detassazione da una parte, però ciò che si detassa viene dato, viene erogato poi ai lavoratori dipendenti che pagheranno IRPEF, si realizza un sostanziale equilibrio. Un altro tema su cui dovremmo lavorare è le cosiddette tax expenditure. Oggi abbiamo circa 125 miliardi di spese fiscali. Alcune sono insopprimibili, ovviamente, parlo degli interessi passivi, delle spese mediche, delle detrazioni per familiari, per il lavoro dipendente, per i familiari a carico, quelle non si possono toccare, ma ci sono un'altra miriade di tax expenditure che possono essere eliminate, e a fronte di questo però si abbassa la tassazione, quindi un'opera di razionalizzazione e di riorganizzazione dell'intero apparato fiscale. La ringrazio molto per queste anticipazioni. Lei si ferma fino alla fine dei nostri lavori, così magari qualche suggestione la porta via 20 settembre per il lavoro che dovete ancora fare. Volentieri. Grazie mille, signor Ministro.